Thank you.
Ripercorrendo sommariamente l'evoluzione della musica occidentale, non si può fare a meno di notare come la continuità della sua evoluzione abbia prodotto una vera e propria disgregazione dei suoi stessi materiali musicali. Disgregazione che si è compiuta nel corso della prima metà di questo secolo. Contemporaneamente la nostra civiltà assisteva alla nascita delle nuove tecnologie acustiche e alla rivoluzione dei mass media. Con lo sviluppo del fonografo e quello del registratore a filo magnetico, poi nastro magnetico, è divenuto possibile riprodurre i suoni, i rumori o la voce umana. E il modo di ascoltare e capire la musica si è quindi radicalmente trasformato, forse più di quanto noi stessi crediamo. Dalla riproduzione dei suoni alle prime forme di sintesi del suono, il passo è stato breve. Nell'arco di 40 anni, gli strumenti elettronici necessari alla sintesi sono stati messi a punto e si sono imposti all'attenzione dei compositori. La tecnologia utilizzata in questi primi strumenti, più consoni ad un laboratorio di fisica che ad una sala da concerto, era tecnologia cosiddetta analogica. Erano questi gli apparecchi di base della nuova musica, semplici misuratori. L'interruttore era una spina a banana. Regolavamo l'altezza dei toni con la mano sinistra. Da questi strumenti all'inizio degli anni 60 si sviluppano i primi sintetizzatori analogici, cioè veri e propri strumenti musicali elettronici. Questi strumenti, talvolta anche molto grandi ed ingombranti, erano muniti di moduli di sintesi che permettevano di fare un certo numero limitato di manipolazioni del suono. A questi strumenti resta legato ancora oggi il mondo dei suoni cosiddetti sintetici, cioè quei suoni che, pur non esistendo in natura, venivano facilmente realizzati con queste apparecchiature. Già da tempo compositori quali ad esempio Stockhausen, Berio, Maderna avevano intuito l'importanza dei mezzi elettronici. Ecco, sono bianco. Mi sta a filare, dai. In una situazione di rapido abbandono delle vecchie forme musicali, si capisce come sia nato quasi spontaneamente un forte interesse da parte dei compositori verso le possibilità offerte dall'elettronica.
I problemi in cui versava la musica occidentale erano molti. L'interesse del pubblico verso le espressioni musicali contemporanee scarseggiava. Allo stesso modo in cui ci si aspettava un aiuto ad uscire da questo stato di cose dall'avvento della riproducibilità, presto si cominciò a guardare all'elettronica come il mezzo per risolvere problemi specificamente musicali. Il nuovo materiale offerto dai suoni prodotti elettronicamente e dalle trasformazioni elettroniche dei suoni naturali sembrava poter restituire vitalità creativa alla composizione. E in parte fu così. Era comunque ingenuo pensare che la pura e semplice novità del materiale generasse anche nuove forme o risolvesse i complessi problemi di estetica musicale del nostro secolo. Di qui il legame travagliato tra musica ed elettronica, ancora non risolto nonostante siano passati quasi 40 anni dai primi lavori realizzati grazie a questo connubio. Queste quattro puntate sono dedicate ad una sintetica descrizione del mondo degli strumenti attuali della musica elettronica e alla indicazione di alcune linee di sviluppo di quella che potrebbe essere una genuina estetica della musica elettronica, forse ancora tutta da farsi. Nell'era dell'elettronica digitale e dei computers, gli orizzonti della musica elettronica si sono estesi a dismisura. Penso che per computer music si possa intendere qualsiasi applicazione di qualsiasi calcolatore ad una qualsiasi attività musicale. È possibile utilizzare il calcolatore per la stampa musicale, per la sintesi dei suoni, per assistere il compositore nella sua composizione e anche per l'esecuzione in tempo reale nella quale l'elaboratore diventa uno strumento musicale. La computer music ha una storia molto lunga se si pensa che ci sono apparecchi musicali automatici che risalgono a molti secoli fa. Leonardo da Vinci, ad esempio, costruì una spinetta meccanica che poteva suonare automaticamente collegata a delle percussioni. Oggi gli ultimi sviluppi utilizzano una tecnologia, quella digitale, che è stata di fatto elaborata negli anni 50 con gli esperimenti di Ligeri Hiller e Max Matthews. Hiller si occupava di composizione automatica, mentre Max Matthews mise a punto la sintesi dei suoni. Quindi gli anni 50, 60 e 70 sono stati per la computer music un lungo periodo di sviluppo. Oggi la computer music ha raggiunto un livello tale da permetterci di avere gli strumenti a casa nostra. Il singolo musicista può permettersi di avere un sistema digitale per l'elaborazione musicale domestico. E questo è solo l'ultimo di una serie di progressi, ma ci sono voluti molti anni per raggiungere questo punto. Dopo una ventina d'anni di intensa ricerca nel campo della sintesi dei suoni con elaboratori digitali, queste applicazioni dell'elaboratore al campo musicale sono state di recente riprese dalle industrie degli strumenti musicali elettronici che ne hanno curato e ne curano tuttora la diffusione. Una novità importante è costituita dall'introduzione di uno standard di trasmissione dei dati, il MIDI, che permette di collegare sintetizzatori, home computers e apparecchiature periferiche di marche diverse fra loro. Il programma MC7, sviluppato allo studio di informatica musicale da Giorgio Nottoli,
è un tipico esempio delle possibilità offerte da un interfacciamento MIDI. Questo è un sistema che abbiamo sviluppato qui al SIM e permette di controllare graficamente attraverso un personal computer un banco di generatori digitali, esattamente un sintetizzatore digitale. È possibile per ognuno disegnare la partitura secondo le proprie esigenze, esattamente come io sto facendo in questo momento, assegnare a ogni tratto un suono. Questo fatto di assegnare un suono per ogni segno che stiamo tracciando è controllato dal programma, dal software. Fatto il nostro disegno, possiamo ascoltare quello che abbiamo ora realizzato dando un comando di play e il sintetizzatore risponderà secondo quello che noi abbiamo realizzato. Adesso posso caricare una partitura che ho precedentemente messo in memoria su un dischetto e in questo modo posso farmi il mio archivio di partiture in modo da poterlo in ogni momento richiamare dalla memoria. Do un comando di questo tipo e carico una partitura. Ecco, possiamo immediatamente ascoltare la figurazione che abbiamo memorizzato. Capirete che una maniera di agire con questo programma è molto agile, molto semplice, permette al compositore di controllare i parametri del suono, ma al tempo stesso di poter gestire in maniera molto semplificata una partitura. Adesso facciamo una prova pratica di una modificazione in modo che ci si possa rendere conto del controllo di questa partitura. Abbiamo un esempio classico, lo suono subito. Basta così. Adesso andiamo a prendere un'altra figura di una partitura memorizzata, la carico. Eccola che arriva e vediamo. Parallelamente alla diffusione di massa degli strumenti musicali elettronici, l'universo dei suoni sintetici ha invaso anche a livello subcosciente il campo auditivo quotidiano di tutti. Oggi c'è una suddivisione molto netta fra quelli che vengono chiamati i suoni acustici e i suoni elettronici, cioè suoni emessi da strumenti tradizionali e suoni emessi da macchine elettroniche. Beh, alla fine l'orecchio, quello che percepisce, sono delle vibrazioni dell'aria. Adesso è poco importante se queste vibrazioni sono fatte da una cassa di legno o sono fatte da un altoparlante. Voglio fare un esempio, cioè che parecchi secoli fa, nel 400 e 500, c'era una distinzione enorme, che adesso è scomparsa, fra due tipi di suoni: i suoni emessi dagli strumenti, quelli che si chiamano gli ottoni, cioè di metallo, e i suoni emessi dagli strumenti di legno, tipo violino. Si pensava che il legno è una cosa naturale, che vive, e quindi è un suono nobile, mentre i suoni emessi da strumenti di metallo, il metallo è una cosa inorganica, una cosa vile, quindi c'era questa separazione. E ho letto anche, per esempio, nella chiesa era proibito fare entrare le trombe, perché non erano cose molto, diciamo, c'era questo misticismo, diciamo. E credo che oggi sia la stessa cosa, si parla, come prima si parlava di suoni di ottone e di legno, oggi si parla di suoni di strumenti tradizionali e di suoni elettronici. Questa differenza, secondo me, scomparirà ben presto, perché oggi lo strumento elettronico è arrivato proprio nella vita di ogni compositore, basta, diciamo, dalla televisione alla radio, si sente forse più musica elettronica che musica fatta con strumenti tradizionali. È chiaro che dire che uno strumento musicale, uno strumento tipo 4X o dei sintetizzatori moderni molto sofisticati, se ne potrebbe parlare molto, sono molto diversi come strumenti. Molto diversi per quello che hanno gli strumenti elettronici, hanno molte cose che non hanno gli strumenti tradizionali. Cioè, la cosa che hanno è che suonano da soli, mentre un violino non può suonare da solo. È vero che ci sono certi organi, come si chiamano, gli organi di Barbarin, in cui si mettono una carta con i buchi e suonano da soli.
Non è la stessa cosa, perché quello che fa uno strumento elettronico di oggi accoppiato con un calcolatore che suona da solo ma può comporre anche, cioè che c'ha, diciamo, tra parentesi, l'intelligenza che il compositore ci ha messo dentro. Nella descrizione tradizionale, i suoni sono trasmessi dalla sorgente all'orecchio da piccole variazioni rapide e cicliche della pressione dell'aria che ci circonda. Queste variazioni sono molto rapide, in un ambito che varia da un minimo di circa 20 oscillazioni al secondo sino ad un massimo di circa 20.000 oscillazioni al secondo. In confronto, le variazioni di pressione atmosferica, che siamo forse più abituati ad analizzare, avvengono in un arco di tempo abbastanza lungo, dell'ordine di qualche ora. Comunque, l'orecchio riesce a percepire variazioni della pressione dell'aria 10 milioni di volte più piccole dell'unità di misura utilizzata dai meteorologi per la misurazione della pressione atmosferica, il millibar. Nonostante questo, l'orecchio è in grado di percepire e di decodificare pressioni d'aria 1 milione di volte più grandi della minima pressione percepibile. Questa estensione si chiama estensione dinamica dell'orecchio ed è uno dei parametri musicali di maggiore importanza. I pianissimo, i fortissimo e così via, sapientemente dosati da un buon direttore d'orchestra, costituiscono infatti l'estensione dinamica di un brano musicale. La gamma dinamica percepibile dall'orecchio è di gran lunga più estesa di qualsiasi apparato di riproduzione ed è diventata quindi un fattore fondamentale nella costruzione di strumenti musicali digitali. Il modo più comune di rappresentare queste variazioni consiste nel fare un grafico dell'andamento della pressione nel tempo. In questo grafico, quindi, sull'asse delle ordinate verrà riportata una conveniente unità di pressione e su quello delle ascisse l'unità di tempo. In questo grafico, che rappresenta un momento specifico, una sorta di istantanea di un suono, osserviamo i parametri essenziali. L'ampiezza della variazione di pressione. Questa ampiezza è direttamente proporzionale all'intensità dell'evento sonoro udito ed è quindi legata all'estensione dinamica presentata poc'anzi. Il periodo è il tempo impiegato per eseguire un solo ciclo. Il numero di cicli nell'unità di tempo si chiama frequenza. La frequenza è quindi inversamente proporzionale al periodo ed è strettamente legata all'altezza dei suoni. Quando la frequenza è alta, il suono è più acuto, mentre quando la frequenza è bassa, il suono è più grave. Se l'unità di misura del tempo è il secondo, l'unità di misura della frequenza è l'hertz. La forma di questa variazione di pressione, cioè come varia la pressione nel tempo, è il parametro al quale si dedica oggi la maggiore attenzione nel campo della musica elettronica. Trattando il problema delle forme d'onda in maniera molto schematica, si può dire che è possibile costruire una qualsiasi forma d'onda a partire dalla somma di onde sinusoidali di frequenza multipla, ciascuna con ampiezza opportuna. Possiamo osservare in questo esperimento realizzato all'IRCAM di Parigi la costruzione di un'onda quadra con l'aggiunta progressiva di onde sinusoidali. Sullo schermo che vediamo in primo piano possiamo osservare la forma d'onda che viene piano piano modificata dall'aggiunta di componenti sinusoidali. Noterete come il suono va cambiando timbro. Sullo schermo, in secondo piano, invece, sono riportate le ampiezze delle varie componenti armoniche. Sull'asse delle ascisse vengono riportate le frequenze di queste componenti. Quest'ultimo grafico si chiama rappresentazione spettrale, o spettro del suono, in analogia con la composizione dei colori. Osserviamo gli andamenti molto più movimentati dello spettro di un rumore e quelli leggermente più ordinati delle campane. Arriviamo così ad un altro parametro essenziale del suono, l'andamento della sua ampiezza nel tempo. Avevamo precisato che i parametri che stavamo osservando sul grafico precedente si riferivano ad un istante del suono, della durata di pochi millisecondi. Ma come ben sappiamo, i suoni durano molto di più, anche i più brevi. In questa immagine possiamo osservare un suono completo. Vediamo che l'ampiezza di questo suono varia nel tempo. La funzione della variazione di ampiezza nel tempo si chiama inviluppo del suono. Schematicamente, l'inviluppo di un suono si compone, grosso modo, di tre parti: l'attacco, il decadimento e la porzione intermedia. L'inviluppo è tanto importante per l'orecchio al fine di identificare i suoni
che la sua modifica può rendere un suono irriconoscibile.